Lo Sport Blog, qui presso la Pallavolo di Sabaudia, il presidente Alessandro Pozzuoli. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a voi. Allora, tempo di bellezza, benessere e salute. Scopri il vasto assortimento dei prodotti della Cosmesi presso il reparto dermocosmetico in farmacia Borso Masetti di Sabaudia. Ampia scelta di solari. Allora, dopo questo brevissimo spot, veniamo al presidente. Presidente, ben trovato. Ricominciamo come da consuetudine, finale di stagione, i punti sono diversi, la 3 maschile e la femminile, e altre domande a conclusione. Comunque non se ne voglia la 3, ma gentil sesso, diamo la precedenza, partiamo dalla femminile, anche se la notizia importante è quella della 3 maschile. Comunque, le ragazze quest'anno del coach Daniele Casalvire, come sono andate? Beh, penso che sia stato un buon risultato, insomma un sesto posto a pochi punti dai playoff, perciò sicuramente una salvezza anticipata di circa un mese. Siamo contenti anche perché, ripeto, si continua a lavorare su un progetto che ormai è qualche anno che abbiamo gettato le basi, che è quello praticamente di ringiovanire particolarmente, dando spazio ai giovani e avendo la fortuna di avere qualche atleta che chiaramente ci sta dando una grossa mano di esperienza, che ha a cuore questo progetto, e perciò insieme stiamo condividendo questi risultati che ci rendono felici, perché chiaramente stiamo continuando a cercare sul territorio ragazze giovani, anche molto giovani, perché quest'anno insomma hanno fatto l'esordio nel 2002-2003 giocando titolari, perciò siamo molto contenti. Sinceramente è un progetto che ci piace. Per l'anno prossimo stiamo cercando di allargare anche questa possibilità, condividendo questo progetto anche con probabilmente, come poi insomma verranno date notizie più precise, condividendo questo progetto con una società di Latina, e perciò allargando anche il bacino di utenza e cercando di coprire più squadre e più campionati possibili fra le due società. Bene, a proposito di giovani, anche l'attività giovanile, quindi anche quella del mini volley, si è conclusa con soddisfazione, come per Real Café Mocarsis, la prima squadra, quindi anche soddisfazione. Sì, ma diciamo che anche per quanto riguarda i numeri, cioè sia il mini volley sia l'attività giovanile, è un'attività che lavora, che continua, ha sempre portato dei buoni risultati, con un gruppo giovane che praticamente sta facendo bene e ci dà un po' di tranquillità per quello che è il prossimo futuro. La sua società, presidente, si è sempre distinta per le giovani promesse, le emergenti. Da quest'anno si può continuare a lavorare in prospettiva, qualche atleta importante? Beh, ad oggi praticamente, per quanto riguarda il settore femminile, ci sono, essendo una squadra molto giovane, perciò ci sono varie possibilità e prospettive di ragazze molto giovani e molto valide. Per quanto riguarda anche le giovanissime, ci sono delle atlete che secondo noi sono ragazze molto interessanti, che se continueranno con questi progressi ottenuti fino ad ora, praticamente ci faranno stare tranquilli, ripeto, per il prossimo futuro. Per quanto riguarda la maschile, ecco, versante maschile, quindi versante maschile è un successo importante, chiaramente, dove i dirigenti hanno fatto un ottimo lavoro. Il gruppo dirigenziale che ha seguito la maschile ha fatto un ottimo lavoro ottenendo questo risultato importante, perciò io colgo l'occasione anche per ringraziarli, perché sono stati veramente un gruppo coeso che ha ottenuto questo risultato importantissimo, anche se insomma, nel senso, abbiamo sperato fin dall'inizio di riuscire a raggiungerlo subito. Ci sono stati i playoff, però va benissimo così, insomma. Già era stata praticamente una cosa che ci aveva turbato, però questo era dall'inizio, il fatto insomma chi vince il campionato che non salga direttamente, mi sembra una cosa un po' così, però c'è in atto questa riforma a livello maschile per quanto riguarda i campionati, perciò sicuramente queste erano le regole e ci atteniamo. Comunque è andata bene, siamo contenti. Quindi soddisfazione è doppia. Sì. Che successi e confermano comunque la sua leadership presidenziale. Scusi, cioè, presidente, ma lei da quanti anni è presidente della Volley Sabaudia? Perché mi sa 12.
quindi ha ampiamente superato la prova del tempo, se vediamo. Ma, un no, po'. Ma, non, ma guarda, il concetto io questo lo specifico. Volevamo farle una congratulazione. No, perché... il discorso della presidenza per noi non ha importanza. Qua è un gruppo di persone che lavora per la pallavolo a Sabaudia, per lo sport, che ha questa cosa, perciò le cariche dirigenziali non hanno rilevanza. Il presidente ha la stessa importanza del semplice dirigente o soprattutto anche del genitore che si avvicina, che dà una mano e tutto quanto. Qua non, le cariche secondo me hanno un'importanza relativa, qua bisogna... Se poi non si lavora sul campo ovviamente. Bisogna condividere appunto i sacrifici di tutti quanti e perciò ribadisco, ha un'importanza abbastanza relativa quella. Presidente, poi per quanto aspetti, aspetta sì. una cosa importante, perché bisogna anche menzionare il fatto che di Flavio Palombi, questo ragazzo della... è un 2004 che praticamente ha fatto un collegiale con l'Under 17 della Nazionale, e perciò è stato scelto e ha fatto bene, è andato a fare un torneo a Modena e praticamente adesso sta facendo, praticamente con la rappresentativa regionale, sta facendo le finali regionali, perciò sicuramente un risultato importante anche questo ragazzo che è giovane ed è un 2,04 m, perciò sicuramente è un ragazzo che di possibilità e di prospettive molto importanti. Quindi maschile e femminile si può sperare bene. Sì, sì, Presidente, rapporto con le istituzioni, la vuole Sabaudia, quindi... Noi, istituzioni, diciamo, parlo di federazioni pallavolo, eh? Sì, sì, ma la federazione praticamente... È soddisfatto? Ma sì, sì, assolutamente sì, anche perché logicamente c'è solamente ad essere soddisfatto. Poi per quanto riguarda le istituzioni più vicine a noi, più prossime, c'è il discorso del comune che in questo momento che, ecco, che stiamo, perché logicamente il raggiungimento della 3 è stato fatto, adesso si stanno espletando tutte quelle che sono le pratiche per poter iscrivere la squadra, tutto quanto, perché si cambia totalmente situazione. C'è, cioè, il professionismo, quindi alla fine. Diciamo che i vincoli posti sono molto importanti e molto rigidi, perciò stiamo facendo una corsa contro il tempo, soprattutto ribadisco, i dirigenti del settore maschile stanno facendo una corsa contro il tempo, dove loro hanno carta bianca per far sì di riuscire a fare questo, e l'amministrazione, perciò che io ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare, praticamente stanno facendo anche loro, si stanno impegnando per metterci nelle condizioni, così è passato il responsabile di Lega che praticamente anche, usiamo il termine, in maniera sufficiente ha praticamente annotato il fatto che il palazzetto, l'impianto è a norma e si può fare la 3, insomma è abbastanza importante per noi. Ed è anche ben curato, quindi... Beh sì, sinceramente ci hanno fatto notare che questa è una cosa importante per noi, perché chiaramente se a tutte le problematiche sorgevano anche quelle dell'impiantistica, sarebbe stato veramente un problema dover affrontare tutte in breve termine tutte queste problematiche. L'ultima domanda, sì. L'impianto che porta il nome di una splendida signora, signore dello sport, di Sabaudia. Beh certo, questo qua è una cosa che noi come società era tanti anni che volevamo e ci tenevamo che chiaramente il nome di questo palazzetto fosse legato ad Antonio Vitaletti. Ci siamo riusciti con questa amministrazione, erano vari anni che ci provavamo, però ecco, a questo punto siamo contentissimi perché è il giusto riconoscimento per una persona che praticamente ha alimentato la passione per la pallavolo raggiungendo un obiettivo importante e facendo sì che la pallavolo fosse uno degli sport più importanti del paese. Bene, grazie al presidente Alessandro Buzzoni. Grazie a voi, grazie. Quindi qui dal Palasport, come avete sentito, Antonio Vitaletti di Sabaudia in via Conteverde, vi ringraziamo e vi invitiamo ad aggiornare i vostri smartphone, i vostri PC, tablet, per tenervi sempre in contatto con i servizi esclusivi dello Sport Blog. Grazie.